Dopo 5 mesi dal V-Day, la Lube Banca Marche ritrova ancora una volta l'Itas Trento. Questa volta in palio c'è la Supercoppa. Di fronte a 5.000 spettatori del Palapanini di Modena, la Lube conquista il suo primo obiettivo stagionale. 25-23, 19-25, 28-26, 20-24, 15-11, sentiamo i commenti dei protagonisti del post partita. Ma una partita straordinaria che ha ripreso la finale dello scudetto, due squadre che meritano tutte e due la vittoria, però veramente noi siamo stati più forti questa sera. L'autostima cresce con le vittorie naturalmente, però la combattezza, chi entra recita un ruolo di primo piano, è una squadra che è consapevole di essere forte e questo gli permette anche quando è sotto di sperare e risorgere nel set successivo. La Lube sta crescendo anche in questa maniera, tecnicamente è forte, se cresce anche nella testa sarà dura per tutti. È stata un po' la partita del gioco, no? Nel senso che il gioco ha fatto la differenza e sul nostro campo c'è stato bel gioco. Ci piace molto a me e al mio staff sfruttare tutte le potenzialità che la società ci mette a disposizione e quindi usare tutti i giocatori mi sembra la cosa minima da fare. Bella sensazione, una bellissima sensazione, bellissimo pubblico, bellissimo vincere per me il mio primo trofeo in A1, quindi non poteva iniziare meglio. Siamo due squadre fortissime che vogliono arrivare a giocarsi tutte le competizioni, qualcosa di importante, quindi partiamo dall'Italia e poi ci estendiamo in Europa, loro si estendono anche nel mondo, quindi vediamo dove arriveremo.